Di nuovo in diretta, spazio al nostro approfondimento di oggi, dedicato, come dicevamo, al tema della pedonalizzazione dei fori imperiali. Si tratta certamente, nel bene o nel male, anche per questo ne parliamo spesso, di una delle scelte urbanistiche e di mobilità più importanti degli ultimi anni a Roma, di sempre forse a Roma. Poi ci si divide ovviamente tra favorevoli e contrari al progetto che sta portando avanti la Giunta Marino. Tra l'altro Marino si sta cimentando in un'impresa che a molti suoi illustri predecessori non è riuscita nel passato, ma questi giorni che ci avvicinano al 1 agosto, che è la data di inizio di questa sperimentazione, stanno mostrando in maniera evidente che ad essere coinvolti non sono soltanto quei 700 metri di strada che saranno al momento pedonalizzati, bensì tutti i quartieri circostanti, e si tratta molto spesso di zone molto significative sia dal punto di vista della densità abitativa sia da quello del numero di esercizi commerciali. Cantieri in via Labicana, cantieri da oggi anche in viale Manzoni, cantieri anticipati addirittura, quindi si procede a ritmi serrati in piazza del Colosseo. Favorevoli e contrari, dicevamo, penso contrario, ma adesso lo chiederemo direttamente a lui. Saluto il nostro primo ospite che è Stefano Tozzi, buonasera e ben trovato, capogruppo di Fratelli d'Italia in primo municipio. Prima di entrare nel dettaglio le chiedo proprio in 30 secondi se lei è contrario e perché. Beh, diciamo che a priori non siamo contrari. Fratelli d'Italia ha sempre mostrato una forte sensibilità rispetto ai temi della mobilità sostenibile, rispetto alla tutela dei monumenti e quindi da un punto di vista dell'approccio proprio culturale di come deve essere governata Roma. Fratelli d'Italia ha sempre mostrato un certo tipo di sensibilità. Detto questo, noi esprimiamo delle forti riserve per come si sta conducendo questa, che io non chiamerei neanche pedonalizzazione dei fori, ma soltanto una semplice e banale chiusura al traffico privato. Una banale chiusura al traffico privato che però può comportare fortissimi e notevolissimi problemi su tre territori molto sensibili come i Rioni, Monti, Celio ed Esquilino soprattutto. Quindi anche sul metodo che si sta adottando per arrivare a questo tipo di provvedimento, per il quale si sta sbandierando la partecipazione dei cittadini, invece da questo punto di vista tutto tace, è stato organizzato un incontro con la cittadinanza, e dopodiché si è proceduto e non si è ancora completata questa fase di ascolto. C'era anche lei stamani in municipio in una seduta, non si può dire straordinaria, diciamo dedicata unicamente al tema della pedonalizzazione dei fori imperiali. Anche qui favorevoli e contrari ci sono stati. Il servizio di Francesco Isabella, vediamo. Alla rovescia per la pedonalizzazione dei fori imperiali va avanti e i lavori per la nuova viabilità del centro storico proseguono a ritmi serrati. Da questa mattina la polizia di Roma Capitale ha chiuso la carreggiata di destra di Viale Manzoni nel tratto che va da via Emanuele Filiberto a via Merulana per consentire a Metro C la messa in opera dei New Jersey, le barriere che servono ad incanalare il traffico lungo i binari del tram, così come già avvenuto in via Labicana. Il sindaco Marino oggi ha dichiarato che, accogliendo in tal senso i suggerimenti emersi dopo gli incontri con i cittadini, verranno realizzate piste ciclabili anche su via Labicana e via Le Manzoni, oltre a quella già prevista su via dei Fori Imperiali. E proprio della pedonalizzazione dei fori si è discusso oggi, durante la seduta consiliare del primo municipio. Un tema caldo e di grande attualità, che vede maggioranza ed opposizione distanti. E tra il pubblico che ha assistito alla seduta, c'è anche chi di questa novità non vuol proprio sentir parlare, temendo le ricadute sulla mobilità di una zona come l'Esquilino. Ma per quanto concerne le preoccupazioni riguardo al traffico, la presidente del primo municipio, Sabrina Alfonsi, rassicura i cittadini. Via Merulana sopporterebbe un carico di traffico molto più ampio rispetto a quello che sopporta se non ci fosse la doppia fila su ambi i lati. Allora, si partirà da via Merulana a far rispettare le regole, quindi nel momento in cui si toglie la doppia fila e abbiamo tolto anche parte via Merulana e bus turistici, in realtà il carico di traffico che si troverà a via Merulana lo sopporta tranquillamente. Lì ci sarà all'inizio una necessità di un controllo da parte del comando dei vigili per far rispettare le regole e quindi togliere la doppia fila. Sulla base di questo i cittadini si abitueranno, perché quando si presidia un territorio poi questo si riesce a cambiare, a quel punto l'aumento di traffico non ce se ne accorgerà proprio. Il rione dove abito è il rione Esquilino, io abito proprio sul piazza Vittorio Emanuele II.
Qual è il rischio per l'Esquilino? Per cui il rischio che noi abbiamo all'Esquilino è di un inquinamento acustico e soprattutto di polveri sottili abnorme, perché oltre al traffico che ci viene dalla chiusura di questo tratto di strada, noi abbiamo il traffico che verrà, perché a breve ci sarà l'apertura degli uffici dell'ENPAM, e più in là ci sarà l'apertura degli uffici dei servizi segreti, quindi una concentrazione abnorme di traffico. Voi come Popolo della Libertà che cosa non condividete di questo progetto? Beh, innanzitutto la relazione è iniziata al Consiglio del Municipio Roma Centro Storico perché il centrodestra ha richiesto questo Consiglio straordinario, altrimenti continuavamo a leggere sui giornali, sulla stampa, le dichiarazioni del Presidente del Municipio e del Sindaco Marino. Ecco, noi vogliamo parlarne, chiediamo un tavolo permanente con tutte le associazioni di categoria, dei commercianti, dei residenti e di tutte le associazioni del settore per verificare assieme questa sperimentazione che ci preoccupa non poco. Noi abbiamo il terrore che tutto il quadrante del Celio, penso a Via Rabicana, Via Merulana, sia invasa da autovetture per un provvedimento che non trova riscontro, non trova necessità in questa città. Insomma, favorevoli e contrari, favorevole anche l'altro ospite che ci ha raggiunto, Tatiana Campioni, buonasera. Buonasera. E bentrovata, che è assessore ai lavori pubblici del primo municipio. Non le chiedo perché è favorevole, passiamo direttamente al merito anche delle questioni sollevate nel consiglio di stamani. Materialmente le chiedo cosa si sta facendo con questi cantieri che sono stati aperti e che procedono a che ritmo più serrato rispetto a quanto previsto. Sì. Volevo fare una premessa però, se prego. Mi è possibile, perché credo che ci sia un equivoco, nel senso che l'operazione che si sta facendo sui fori imperiali non deve essere vista come un'operazione per modificare o eventualmente migliorare il traffico in quella zona della città. Ma quella che si sta facendo è un'operazione culturale, cioè il fatto che il sindaco Marino, il motivo secondo me per il quale il sindaco Marino abbia voluto intraprendere questa iniziativa all'indomani del suo insediamento, quindi subito, no? E è dovuto secondo me al fatto che vuole annunciare quale sarà la sua politica per Roma, cioè una politica nella quale io credo la difesa del patrimonio storico, artistico, paesaggistico, della bellezza di questa città deve essere, come dire, alla base di qualsiasi nostra iniziativa presente e futura. Dunque è bene ribadirla questa cosa, no? Cioè che è un'operazione culturale. Allora, interrompo allora sulla premessa, do la replica a Tozzi, poi andiamo allora nel merito della cantierizzazione. Prendiamo atto che insomma, il sindaco non farà il sindaco, ma farà il sociologo da questo punto di vista, perché si farà della sociologia. Purtroppo, o per fortuna, Roma è una città talmente complessa che per governare alcuni processi, in questo caso anche culturali, bisogna scontrarci e governare alcune emergenze che esistono e che bisogna affrontare. Prima di tutto è quella della tutela della salute, perché scaricare, mi rendo conto che la Presidente Alfonsi sta in un certo imbarazzo, io la conosco, è una persona molto, molto in gamba, anche il mio rispetto personale, però sta in una posizione di imbarazzo perché è stata presa una decisione, oggi appunto se non era per il centrodestra non si discuteva ancora in primo municipio di un tema così importante. Intanto cominciamo a dire questo, rivendichiamo questo risultato, che si è avviata quantomeno una discussione ufficiale. Dopodiché non possiamo dire via Merulana, se eliminiamo la sosta, la doppia fila, sì, non ci saranno nessun tipo di problemi, perché da oggi sembra già un miracolo. I dati che ci ha fornito oggi l'Agenzia della Mobilità presente, convocata, richiesta da noi appunto in aula consigliare, ci parlavano appunto, e noi temiamo che sia una stima per difetto e non per eccesso, un aumento del carico delle macchine su via Merulana dalle 1500 macchine l'ora su quella strada. Detto questo, quindi pensiamo che francamente via Merulana, che possa risolversi soltanto eliminando la doppia fila,
non è proprio così. Però l'assessore ci diceva è un'operazione culturale, nel senso che poi l'obiettivo è anche quello di far sì che domani la macchina la usino Ma di fatti l'operazione culturale si fa organizzandoci prima, non facendo soltanto della sociologia e dicendo è bello che si chiudano i fori, dopodiché vi scarico il traffico tutto quanto sulla zona, sui rioni limitrofi. Detto questo, dico anche un'altra cosa. Vedo che appunto Repubblica e Corriere della Sera stanno già incensando il sindaco per la sua dichiarazione, che dice da domani ci sarà la pista ciclabile su Viale Manzoni e Via Labicana. Anche questo oggi è stato smentito dai tecnici, perché tecnicamente appunto non è possibile effettuarla, realizzarla, se non in una brevissima parte della strada, quella che rimane interclusa tra gli alberi e i palazzi su Via Labicana. Per il resto tecnicamente è impossibile realizzare una pista ciclabile. Tant'è che alcune associazioni di ciclisti che avevano sostenuto in maniera entusiastica, convinta questa cosa, cominciano a mostrare le prime crepe. Tra l'altro, se non si realizzerà la pista ciclabile, è il suggerimento dei tecnici, si dovrà rifare una zona 30, quindi si farà un limite massimo di velocità 30 all'ora su Via Labicana, quindi creando anche dei problemi ulteriori di traffico. Detto questo, non si potrà andare in bicicletta da via Emanuele Filiberto fino al Colosseo, perché sarà contromano e quindi sarà necessario soltanto passare sui marciapiedi, che in alcuni tratti di via Labicana sono molto stretti, sono larghi soltanto 1,30 m. Quindi immaginiamo le biciclette. Allora, io con l'assessore non ci conosciamo bene, ma io spero insomma di approfondire il rapporto nostro, anche di stima, perché comunque gli approcci culturali piacciono anche a me. Nasco proprio facendo politica con il mio gruppo politico, proprio avendo questo approccio. Ma detto questo, noi abbiamo sempre detto che si poteva arrivare ad un obiettivo del genere, ma è un obiettivo che bisogna costruire giorno per giorno. Non si è parlato della mobilità alternativa dei tram, la linea tranviaria che potrebbe condurre adesso da Piazza Venezia fino su via Labicana. Io ho fatto una battaglia storica della linea ferrata che già esiste, che potrebbe consentire il collegamento tra via Giolitti e Trastevere, creando una nuova linea che passi per via Emanuele Filiberto. Cioè, noi lì abbiamo un'opportunità che purtroppo in questa maniera così, devo dire, approssimativa come si sta conducendo, perché oggi obiettivamente, diciamolo, anche i tecnici dell'Agenzia Mobilità erano molto in imbarazzo quando stavano spiegando il progetto, perché non c'era dice stiamo partendo, poi eventualmente se ci sono delle cose si modificano in corso d'opera. Facciamo rispondere su questo assessore, sul problema della ciclabilità. Ci teniamo particolarmente, quindi noi se la vogliamo costruire, e concludo, se la vogliamo costruire, ma la dovevamo affrontare in maniera diversa. Sì, no, però non mi è sembrato assolutamente che l'ingegnere che è venuto a spiegarci il progetto sia stato assolutamente in imbarazzo, anzi l'ho trovato molto puntuale anche nelle risposte che ha dato ai cittadini. Diciamo, è una persona assolutamente professionale, un funzionario comunale eccezionale. È stato anche puntuale. Però sulla pista ciclabile in effetti ha dato ragione a quelle che erano le nostre riserve, anche perché noi questa mattina venivamo dal sopralluogo fatto con la Commissione Mobilità, noi eravamo presenti e in effetti ci siamo resi conto delle criticità che si creeranno, tra l'altro anche sul Celio. Allora, se posso intervenire. Prego, no, figurati. No, però voglio dire, non era assolutamente in imbarazzo, ha spiegato molto bene il progetto, ha detto chiaramente che questo progetto è stato preceduto da tutta una serie di monitoraggio del traffico in quelle zone, quindi dalla raccolta dei dati e anche attraverso dei metodi scientifici, la simulazione di possibili traffico nella zona. Quindi mi pare che alla base ci sia un studio piuttosto accurato. Certo, non solo, voglio dire anche che la nostra presidente Sabrina Alfonsi si è anche molto adoperata affinché questo progetto fosse conosciuto dai cittadini, se ne parlassero, è stato aperto un sito, lei personalmente ha ricevuto le associazioni dei residenti della zona, abbiamo fatto un incontro in largo con Rado Ricci, quindi voglio dire c'è. È stato messo in moto un... Certo, siamo
all'inizio, come dire, si è insediato 2 mesi fa, la giunta, il sindaco, forse anche meno, credo, perché io ho la delega dal 25 giugno, dunque... No, meno. Ecco, molto meno, no? Quindi è chiaro, voglio dire, che... Però, come ripeto, è stata la volontà di dare un segno. Poi è stato lo stesso ingegnere, e siamo stati anche noi, a dire che si tratta di una sperimentazione, che dunque tutto il processo andrà accuratamente monitorato durante questi mesi, che dobbiamo affrontare altri temi importanti come quello, per esempio, dei bus turistici, di dove parcheggiano, di dove passano. Tutto il tema del commercio abusivo intorno al Colosseo. A quello guarderemo, però vorrei che rispondesse, così lo chiudiamo, questo capitolo sulla pista ciclabile. Esatto. Allora, che oggi Marino l'ha promessa in via Rabicano. Sì, allora, esatto. Allora, intanto via dei Fori Imperiali sarà una zona, sarà una isola ambientale, quindi a traffico, velocità limitata a 30 km, e dunque ci potranno essere anche un traffico misto, biciclette, pedoni e autobus. E questo come avviene, insomma, molte città, diciamo, d'Europa, no? Centro storico. Su via Labicana, oggi appunto l'ingegnere ci ha detto che è allo studio tutto un piano sulle piste ciclabili a Roma, dunque non è solo il tratto di via Labicana, cioè noi vogliamo veramente ripartire, come dire, dal benessere dei cittadini e non che la nostra vita sia condizionata dal traffico o che dipenda dal traffico di Roma, cioè io credo che dobbiamo ripartire da quello che ci fa bene, dunque andare a piedi, andare in bicicletta, non respirare le polveri sottili. Senta, però le faccio un'obiezione, perché prima Tozzi tra le righe poneva un problema che anche, insomma, per i sopralluoghi che abbiamo fatto noi con le nostre telecamere in queste settimane è molto sentito soprattutto dai commercianti. È bello pensare di poter fare una bella passeggiata al tramonto col Colosseo senza le macchine, è bello poter immaginare che si possa cominciare ad andare a piedi, in bicicletta, nelle zone più belle di Roma, però ci sono i problemi pragmatici della quotidianità, ma più che altro dell'immediato, diciamo. In attesa di tutti questi studi, come si coniugano le esigenze culturali di cui lei parlava, però le esigenze di chi poi accompagna i figli a scuola, va a lavorare o va a fare spesa in quella zona? Certo, no, ma questo progetto è stato accompagnato da uno studio preliminare che, ripeto, secondo me è stato uno studio accurato. Approfondito, insomma. Approfondito, cioè l'ingegnere è venuto lì, ci ha dato i dati, ci ha detto che su via Merulana il traffico aumenterà del 20%, mentre sulle altre strade rimarrà più o meno, diciamo, lo stesso numero di auto che ci c'è in questo momento. Quindi voglio dire, lo studio c'è stato, no? Adesso si tratterà di sperimentare questo studio e di vedere se effettivamente funziona tutto quanto. Contemporaneamente, ripeto, dobbiamo andare avanti su tutta una serie di cose, perché insomma, questa operazione culturale va anche accompagnata da una repressione dell'abusivismo commerciale intorno al Colosseo, da un piano dei bus turistici che va affrontato nel complesso a Roma, perché dove parcheggiano i bus turistici e dove passano è una criticità. Anche se la vostra city, diciamo, chiamiamola così, tra vecchio primo municipio e vecchio 17°, che è la zona di Prati, Borgo, eccetera, insomma. Voi siete il municipio più interessato, no? dal passaggio dei bus turistici. Beh, insomma, San Pietro, anche tutta quella zona lì non è male. Pure appunto, loro. No? Dico, quindi insomma, è un problema, sì, che andrà affrontato nel complesso, ma soprattutto vostro. Che lo dobbiamo affrontare e lo stiamo già affrontando, perché stiamo già lavorando sulle piste ciclabili, stiamo lavorando su una mappatura della città in modo da individuare delle zone, diciamo, dove c'è maggiore percorrenza e dove si possono invece creare delle isole ambientali, anche perché le strade di Roma, soprattutto quelle più antiche fatte con i sanpietrini, non lo sopportano più questo traffico, cioè noi stiamo continuamente a riempire buche, ma questo tessuto urbano non è nato per queste condizioni di vita e queste condizioni di traffico. Tra poco le chiederò del cronoprogramma, chiamiamolo così, e dei lavori che sono attualmente iniziati, però arrivo da Tozzi, noi avremmo intervistato in queste settimane, non so, 100 persone fra commercianti, cittadini, effettivamente 8 su 10 possiamo dire erano favorevoli in realtà a questo progetto, quindi è vero che c'è una frangia di persone, parliamo anche di alcune associazioni che sono contrarie non tanto al progetto in sé quanto a come lo si sta portando avanti, questa è la segnalazione
che ci hanno fatto, ma la maggior parte anche dei cittadini di quel territorio effettivamente è favorevole, quindi dove nasce a questo punto l'esigenza di non portarlo avanti? No, ma io tranquillizzo anche l'assessore, parla della ciclabilità, dobbiamo partire, ma la precedente amministrazione è stata l'unica amministrazione che ha fatto un piano quadro della ciclabilità, quindi tranquillizzo l'assessore proprio per dirle che forse loro hanno una base di partenza solida, perché appunto me ne ero occupato io personalmente, ma ricordo che era Presidente della Commissione Ambiente De Priamo e Mollicone con la Commissione Cultura, appunto avevamo seguito questo tema che per noi era fondamentale. Quindi io la tranquillizzo da questo punto di vista. Su le associazioni, i residenti e i commercianti, allora fermo restando che noi non dobbiamo sposare sempre a prescindere posizioni retrive, perché comunque Roma, ripeto, come ho fatto in premessa, abbiamo una visione culturale. Detto questo, però, come si sta conducendo questo tipo di operazione è lì che noi mostriamo fortissime riserve, perché stiamo scaricando la sociologia dell'amministrazione, la visione sociologica dell'amministrazione, la stiamo scaricando sui cittadini, perché io personalmente ero un fautore della pedonalizzazione di via di Ripetta. Quando è stata riqualificata grazie alla precedente amministrazione via di Ripetta, ci siamo accorti tutti che senza auto, quando erano i lavori, era molto più bella e vivibile. Detto questo, poi ci siamo resi conto anche la pedonalizzazione del Tridente, anche quello bisogna affrontarlo, perché non è che adesso, se si parla tra l'altro di isola ambientale dei fori, isola ambientale, lì passeranno ancora gli autobus, passeranno ancora i pullman a due piani, quelli gli open bus, passeranno ancora gli NCC, i taxi, quindi comunque il carico non è che verrà, no, è così, perché oggi questo ci è stato confermato, la normativa si può distinguere tra i pullman o gli autobus di linea con gli NCC e i taxi, è un problema di normativa nazionale, quindi lì continueranno a passare il carico di auto, quindi isola ambientale, diciamo, questo fino a un certo punto. Magari progressivamente lo diventerà, insomma. Quello possiamo... Progressivamente bisognerà distinguere, perché anche lì poi gli autobus non potranno più passare. Ma detto questo, al momento non è ancora un'isola ambientale. La pedonalizzazione del Tridente, anche quello è un punto fermo del centrodestra e di Fratelli d'Italia in particolare. Detto questo, perché lì non si è proceduti, ma si è cercato di avere una visione prudente, perché prima dobbiamo creare le infrastrutture intorno. Noi fortunatamente, e la precedente amministrazione Veltroni stava creando quello scempio della collina del Pincio con quel parcheggio scellerato, fortunatamente, e io lo rivendico come battaglia del centrodestra, quella di rimodulare quel progetto e metterlo su l'hub del parcheggio del galoppatoio, ma anche lì quando sarà realizzato si potrà affrontare e si dovrà affrontare la pedonalizzazione del Tridente. Quindi, come vedete, noi abbiamo tutte le carte in regola per discutere di certi temi, però per come si sta comportando adesso l'amministrazione, la Presidente Alfonsi ha fatto un incontro con le associazioni, sono stati fatti alcuni suggerimenti, tra l'altro alcuni comitati non erano stati chiamati, anche con un suggerimento nostro abbiamo cercato di coinvolgerlo. Il primo incontro era stato un incontro semiclandestino nell'aula della sua Presidenza. Detto questo, si è esaurito l'incontro, la fase di ascolto. Quanto si sta spendendo per fare questa opera, questa cosa sperimentale? Perché noi ci dobbiamo porre anche questo problema. Si stanno conducendo dei lavori strutturali sui marciapiedi, su la parte proprio quella della sagomatura delle strade, che comunque se lì qualcuno li sta pagando, tra l'altro li sta facendo Roma Metropolitane. Non si capisce perché non li faccia il Dipartimento Infrastrutture SIMU o il Dipartimento Mobilità, ma li fa Roma Metropolitana nella linea C. Allora, o questo serve per mascherare una futura cantierizzazione che avrebbe avuto un impatto negativo sull'opinione pubblica, e quindi da un fatto negativo si cerca di ribaltare in un fatto positivo culturale, ma di fatto le chiedo una risposta della cantierizzazione, perché sennò non si capisce il perché Roma Metropolitana debba fare i lavori su Viale Manzoni, su Viale Abicana e su Via Nicola Salvi. Beh, allora, questo devo dire, voi come sapete io sono un assessore del primo municipio, non sono l'assessore ai lavori pubblici del comune, e questa è un'opera del comune, come sapete, no? Dunque noi ci siamo interessati, come ci interessiamo su tutte le questioni che riguardano il nostro territorio, indipendentemente se, come dire, i lavori sono realizzati dal Dipartimento o devono essere realizzati dal Municipio. Però è evidente che noi non conosciamo, cioè io personalmente non conosco questo aspetto
oggetto, come dire, degli appalti sui quali non si sta. Non è di sua stretta competenza? No, assolutamente. Dico, anzi, noi abbiamo cercato di portare il tema della partecipazione dei cittadini del primo municipio, che mi sembra che sia stata anche ampia, perché a parte gli incontri con i residenti, è stato aperto un apposito sito su questo tema dove i cittadini possono lasciare tutte le loro osservazioni, e credo che alcune di queste siano già state recepite. È un problema di trasparenza. Anche questo progetto è sul sito, la questione è molto progetto, trasparente. Sì, no, ma io intanto un assessore ai lavori pubblici che dice io non so perché, si informi, visto che è della sua stessa maggioranza, che l'assessore ai lavori pubblici, il perché i lavori di far metro C piuttosto che mi lascia un po' perplessa questa risposta. Sì, però detto anche questa dietrologia. No, adesso... Qual è la motivazione? Ci sono dei progetti, c'è anche una normativa sugli appalti pubblici che prevede che ci siano delle opere. Lì l'appalto è stato vinto per fare la metro, no? Per risagomare i marciapiedi, perché si parte con una. Non è che lo dice Stefano Tozzi, lo dice la normativa. Il codice degli appalti. Stiamo parlando della bontà di questo progetto, no? Mi pare. Ma al di là dell'aspetto di quello parliamo, perché magari insomma poi tecnicamente magari appunto anche l'assessore competente del Campidoglio può darci una risposta su questo. No, vorrei chiederle una cosa rispetto a quello che diceva prima, e raccoglievo quanto ci diceva invece in apertura l'assessore. Quella che lei chiama sociologia, faccio l'avvocato del diavolo, è quello che secondo molti è mancato all'ultima amministrazione Alemanno e anche all'ultima parentesi dell'amministrazione di Veltroni, che è quella della visione a lungo periodo della città. Perché è sociologia e non si tratta di una visione a lungo termine? Da qualche parte insomma bisogna cominciare. Perché un disegno bisogna averlo della città ed è giusto, e probabilmente noi siamo stati puniti, la giunta Alemanno è stato punito proprio per questo, perché 15 anni di opposizione aveva creato un modello alternativo rispetto a quello dell'era di Rutelli e Veltroni. Il centrodestra, a mio parere, aveva tutte le carte in regola. Quando oggi l'assessore all'urbanistica ci dice il progetto di Torbella Monaca piuttosto che il muretto e la Rapacis sono cose che non stanno in cielo in terra, lì dietro c'era una visione culturale della città, per esempio quella non solo della rigenerazione urbana, che è un tema che è molto caro anche a noi, ma per esempio quella della sostituzione edilizia, perché alcuni quartieri come Corviale o Torbella Monaca, se si fa demolizione e ricostruzione, lì c'è una visione. Questo forse abbiamo peccato e siamo stati puniti da questo punto di vista, non siamo stati in grado di spiegarlo, oppure, non che non abbiamo spiegato, non abbiamo realizzato quel modello alternativo che per 15 anni avevamo propugnato. Ecco, ma prendendo spunto agli errori, Marino, secondo lei sta facendo lo stesso errore? Io sto dicendo che la sociologia si fa perché non si tiene conto di quelle che sono comunque le esigenze di tutta la città. Quotidiane. Allora, se si entrerà, avere una visione è importante della città, una visione anche culturale. Ma detto questo, deve essere applicata con dei criteri che tengono conto di quello che contemplino tutte le esigenze dei cittadini, perché se no così si rischia appunto di fare un progetto che sia solamente calato dall'alto e che non tenga conto invece di tanti problemi che ci sono in quei quadranti. Ripeto, l'Esquilino posso rischia... posso aggiungere una cosa? Però voglio arrivare, se siamo in chiusura, voglio anche che mi dica qual è il cronoprogramma dei lavori, dove sono attualmente i cantieri e dove saranno. Insomma, quello che voglio dire è che non si tratta di sociologia, cioè si tratta appunto, forse come diceva lei, di una visione della città, cioè di quello che si vuole, dove si vuole andare, no? Cioè, ora tutti possono vedere che Roma è profondamente degradata, cioè un degrado molto diffuso, no? E questo è proprio perché l'incuria, l'indifferenza nei confronti di questa bellezza, di questo immenso patrimonio artistico, che non lo dobbiamo, secondo me, vedere soltanto come attrattore di flussi turistici o, come dire, elemento che può essere commercializzato, no? Generare redditi. Per cui in tutto intorno gli mettiamo quelli che vendono le fotografie del monumento. Cioè lo dobbiamo vedere come il patrimonio che ci dà la nostra identità, cioè che va difeso a prescindere che poi lo verranno a vedere milioni di turisti. Credo che su questo anche insomma... Cioè invertire questa tendenza, cioè di dire, cioè lo dobbiamo difendere perché è la nostra identità, la nostra storia, cioè la nostra presentazione
all'esterno di quello che siamo, cioè secondo me è fondamentale, è per questo che lo dobbiamo curare, no? Dove sono adesso i cantieri? Adesso i cantieri sono concentrati soprattutto al Colosseo, no? Cioè, adesso se voi ci passate li vedete anche. Si notano. Si stanno mettendo le transenne, si stanno rompendo dei marciapiedi, se ne stanno creando l'altro. Cioè il cantiere è lì, anche perché poi sarà lì dove si faranno delle piccole opere. Il resto sarà segnaletica, cambiamento di percorsi, stanno studiando i nuovi semafori, cioè come tutti i semafori dovranno essere rivisti. Ci sarà poi bisogno, soprattutto in questa prima fase, di un grosso intervento da parte dei vigili urbani, no? Perché delle zone vanno presidiate, via Merulana, via Cavour, no? Sperando quindi che il numero aumenti rispetto alle cifre. Esattamente, no, ma questo sperando ci sarà, che si trovi anche il comandante dei vigili, visto che adesso questo ma quella breve ci sarà sicuramente. No, ma insomma ci sarà una grossa attenzione, chiaramente, no? Anche perché la sperimentazione vuol dire raccogliere dati per cercare di capire se il processo funziona, no? Dunque dobbiamo capire se funziona. E poi dobbiamo tutti e tutti, dico, stare attenti di modificarlo, chiaramente, perché nessuno vuole rovinare la vita a nessuno. Insomma. Quanto dureranno i lavori all'Esquilino, via Le Manzoni, la zona limitrofa? Beh, no, noi pensiamo di... Il 3 agosto si inaugura tutto quanto, quindi... Quindi, insomma, per allora... Ecco, assolutamente, una settimana, si è anche quello è un quadrante particolarmente trafficato, su cui insistono molte, esatto, si è approfittato, diciamo, di questo periodo in cui sicuramente a Roma c'è meno traffico, si approfitterà di agosto perché... Anche lì una sperimentazione. No, ma la sperimentazione andrà anche oltre, però chiaramente i primi giorni sono sempre molto complicati. Beh, sì, è opportuno farlo in un momento in cui c'era diciamo che cioè, chiaro, non la lo possiamo fare a settembre all'inizio delle scuole, insomma, no? Ma a settembre all'inizio, anche lì, no? No, no, quando insomma, uno fa un collaudo di una scuola. Terminerà il 1° settembre, questo ci dice l'assessore. Quando si fa... Finisce il 31 luglio. Sì, ma quando si deve collaudare un ascensore, si deve fare a pieno carico. Non si fa quando l'ascensore è vuoto. No, io stavo... No, no, questa è una riserva che noi stiamo esprimendo sul tipo come si avvia la sperimentazione, perché dice partiamo il 3 agosto, tra l'altro hanno annunciato una notte bianca, ricominciamo con la stagione di notte bianche, vi prego fermiamoci, la precedente amministrazione fortunatamente aveva eliminato lo scempio delle notte bianche, aveva tra l'altro diversificato gli eventi culturali nel corso dell'anno con meno impattanti e molto più qualificanti, quindi francamente quindi non è che noi inauguriamo una sperimentazione, inauguriamo sanciamo in questo caso l'avvio della pedonalizzazione, non è così, quindi fare questa festa francamente ci lascia anche lì un po' perplessi. Detto questo, l'identità di cui lei parla, l'assessore parla, è musica per le orecchie mie personalmente, ma anche di Fratelli d'Italia, quindi da questo punto di vista diciamo ci trova assolutamente su questo confronto, questo argomento ci trova assolutamente pronti a dialogare e da questo riteniamo di avere anche noi tutte le carte in regola per parlare di un certo tipo di argomenti. Detto questo, noi ci auguravamo, ecco perché chiediamo anche il referendum cittadino, che a questo punto siano anche gli stessi cittadini che si possano esprimere in maniera definitiva su un tema così importante, perché ricordo, e sarà tema di confronto futuro, su alcune riqualificazioni di piazze, su alcune riqualificazioni di ambiti urbanistici, per esempio rimaniamo in zona Esquilino, la riqualificazione di Piazza Vittoria, eccetera. Assolutamente. Lì siamo rimasti un anno e mezzo fermi per parlare sul dibattito culturale per come doveva essere realizzata la riqualificazione dei giardini. Lì un anno e mezzo abbiamo parlato, forse anche colpa della nostra precedente amministrazione che ha voluto troppo ascoltare. Però allora la fretta, fra virgolette, insomma, i tempi rapidi di Marino in questo senso sono un toccasana. Eh no, perché in questo caso è il contrario, perché noi abbiamo avuto il coraggio comunque di confrontarci per diverso tempo su un tema importante, in cui così invece siamo appunto all'opposto. Detto questo, anche sul tema della trasparenza, le mail che noi riceviamo, nessuno ha modo di monitorarle queste mail. Oggi è uscita un'agenzia del sindaco, questa notte sono stato a lei migliaia di mail, le ho lette, ma chi è che può monitorare che quelle mail siano effettivamente arrivate e siano effettivamente quelli i commenti e i suggerimenti dei cittadini? Allora noi chiediamo una cosa in più, il referendum cittadino o municipale in subordine, in cui tutti i cittadini in una tornata elettorale possano esprimersi, come per esempio è successo a Bologna sui fondi alle scuole private, cioè su temi importanti. Non penso che poi probabilmente
Non tutti voteranno contrario, ci saranno persone che sono favorevoli, però io credo che sia giusto che il processo sia maggiormente partecipato da questo punto di vista. E questa immagino sia una promessa che raccoglierà l'assessore. Siamo molto d'accordo su questo. In 30 secondi voglio chiedere una cosa perché siamo veramente in chiusura, insomma ci sono diversi problemi di cui non abbiamo parlato, quello dei parcheggi per esempio, quello del commercio, insomma l'abbiamo affrontato soltanto in parte. C'è il rischio secondo lei però che la situazione a un certo punto esploda, diventi insostenibile intorno a questo quadrante? Cioè che sia una scelta che dà bella dal punto di vista insomma culturale, rischia di diventare impopolare? E a quel punto di crearvi voglio problemi. Dire, i rischi nelle cose, quando uno fa, i rischi ci sono sempre, no? Però poi altrimenti siamo condannati all'immobilismo, dunque secondo me è anche giusto avere coraggio in alcune azioni, perché comunque metti in circolo delle energie, un lavoro, insomma. E il fatto che io sia fiduciosa o meno, mi fido abbastanza del lavoro che ha fatto l'ufficio mobilità, l'ingegnere che ci ha parlato oggi, cioè non mi sembrano persone sprovvedute, come dire, no? Cioè, quindi mi fido di loro e spero che abbiano fatto un buon lavoro sulla base del quale è stato realizzato questo progetto. Grazie a entrambi, grazie. Devo chiudere a Stefano Tozzi e al capogruppo di Fratelli d'Italia, al primo municipio, all'assessore Tatiana Campione, assessore ai lavori pubblici del primo municipio. Insomma, è stato anche un bel confronto tra posizioni diverse. Ci auguriamo tutti che questa sperimentazione funzioni ovviamente per il bene di Roma e di quel territorio. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco.